La più cordiale buona serata agli appassionati di palla a spicchi. Siete collegati con il Pallaravizza di Via Treves in Pavia per la 12ª giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Vinteras Omnia Pavia che va ad ospitare Use Computer Gross Empoli. Partita importante, Pavia con la possibilità di allungare a 5 la propria striscia vincente. Pavia 10 punti, record di 5 vittorie e 6 sconfitte, reduce dalla rocambolesca vittoria in quel di Borgosesia con una tripla che Filippo Fazioli ha mandato a bersaglio a 9 centesimi dalla chiusura del secondo overtime. Empoli che arriva qui a Pavia forte di 8 punti, 4 vinte e 7 sconfitte. Ultima partita ha perso in casa 64-74 con Alba, la truppa toscana reduce da 2 KO consecutive. Arbitrano i signori Andretta di Udine e Biondi di Trento. Per Pavia è l'ultimo match casalingo del 2018. Domenica prossima, domenica 23, la truppa di Pat Baldiraghi sarà impegnata a Firenze e chiuderà poi l'anno solare domenica 30 a Montecatini, quindi il prossimo match casalingo sarà in programma il 6 di gennaio, big match, si chiuderà il girone d'andata con un appuntamento di assoluto rilievo, la Vinteras andrà a ospitare Omegna e poi ci sarà un nuovo impegno casalingo visto che la settimana seguente si replicherà qui in Via Treves con il derby, quindi Pavia ripartirà nel girone di ritorno ospitando Vigevano. Chiaro che è necessario ovviamente metter fieno in cascina per Pavia alla vigilia di queste due trasferte consecutive in Toscana, davvero molto impegnative. In settimana Pavia ha tesserato il 7° senior, ricordiamo che Pavia era partita per scelta con soli 6 senior, ha tesserato il 7°, si è presentata una ottima occasione di mercato, è stato ingaggiato Marco Torgano che ha rescisso il contratto che lo legava a Biella e appunto si è accasato qui in Riva al Ticino allungando le rotazioni e portando un'importante addizione offensiva, gran tiratore da 3 punti, l'ex giocatore di Urania Milano e di Omegna. Ovviamente questo comporterà insieme con il rientro che avviene proprio oggi di capitan Fabio Di Bella che nel prepartita è stato omaggiato di una targa dai tifosi della tribunetta, Fabio Di Bella che in settimana ha compiuto 40 anni e questo ovviamente diciamo l'innesto di Torgano e il rientro di Di Bella ovviamente proporrà delle rotazioni inedite per Baldiraghi che praticamente all'inizio del campionato non è mai riuscito ad avere 10 giocatori a disposizione, ora troverà a gestire una situazione inedita, quindi con Torgano che presumibilmente avrà minuti in posto 3 in luogo di Benedusi e probabilmente anche in posto 4 a alternarsi con Alessandro Spatti e poi ci sarà da gestire ovviamente il traffico anche in cabina di regia visto che in assenza del capitano Pavia si è compattata e hanno trovato minuti importanti e contributo davvero molto sostanzioso sia Daniele Manuelli che Pippo Fazioli. Andiamo a vedere quali saranno le scelte dei coach. Baldiraghi che va con il quintetto ormai abituale da 5 gare a questa parte con Mascherpa playmaker, con Manuelli, con Benedusi, con Spatti e Andrea Iannilli, mentre la risposta di coach Giovanni Bassi è costituita dal playmaker numero 22 Lorenzo Raffaelli, poi Perin in guardia, Giarelli come numero 4, il numero 25 Botteghi a presidiare l'anello e il quinto è il numero 18 Stefanini. Tutto pronto a partire, anche in questo caso c'è stata un'ottima cornice di pubblico, complice anche la festa di Natale delle giovanili Here You Can, quindi insomma il quadro sui seggiolini di Via Treves è davvero incoraggiante, anche perché appunto si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale per Pavia che deve chiaramente monetizzare, andare a viaggiare sull'onda lunga dei 4 successi in fila che hanno consentito ai ragazzi di Baldiraghi di raggiungere quota 10, quindi superare Empoli. Palla nelle mani di Spatti, Pavia che gestisce il primo possesso offensivo, Mascherpa che è marcato faccia a faccia da Perin, palla nelle mani di Benedusi che va a prendersi un arresto e tiro al ferro, sbaglia, rimbalzo controllato da Botteghi e Raffaelli che può ripartire, Giarelli in
campo aperto. Gerelli che è marcato da Alessandro Spatti, palla fuori per Stefanini, marcato da Benedusi. Ora Giarelli che lavora dal palleggio, un lungo atipico che ha soluzioni in avvicinamento a canestro, sbaglia, rimbalzo lungo è controllato da Vinteras, in particolare da Manuelli, che va da Spatti che proverà ad attaccare sulle tacche Giarelli, torna invece fuori da Manuelli, si va da Mascherpa, uomo contro uomo, la difesa scelta dai toscani. Iannilli che va di forza a scaricare un pallone che viene toccato dalla difesa empolese. Sono 6 i secondi per chiudere il possesso. Benedusi ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco. C'è il nuovo tocco della difesa ospite, in particolare di Gabriele Giarelli, leader tecnico conclamato della squadra toscana. Scherpa fuori dai blocchi, c'è il fallo in attacco fischiato lontano dalla palla, Andrea Iannilli, quindi palla persa per la Vinteras. Primo giro di orologio che si è bruciato senza colpo ferire. Gli ospiti che ripartono con Raffaelli, giocatore interessantissimo, prodotto del Vivaio. Ora Botteghi aperto da 3 punti e va a realizzare una rocambolesca tripla di tabella. Primo vantaggio ospite, quindi avanti Use Computer Gross Empoli 3-0 con questa tripla di Botteghi. Manuelli che lavora in palleggio per Mascherpa. Toscani che sono una squadra che ovviamente ha una taglia fisica, cambiano praticamente tutto. Mascherpa che va al ferro, va a realizzare i primi due. Il giocatore nato e cresciuto a Pavia, il primo terminale della banda Baldiraghi, a quasi 18 di media per allacciata di scarpa. La ricezione di Raffaelli che va in traffico e va a realizzare. Manuelli si è stampato sul blocco. 5-2 il vantaggio esterno, 7-58 da giocare in questo primo periodo. La scarpa col palleggio prolungato, c'è il tocco di Raffaelli. Forse è ben piccolo, 22. La Scherpa in posizione di post up, da un buon pallone a Iannilli che però viene ora raddoppiato dalla difesa, si prende una finta, affida a Spatti che va a realizzare in angolo da 2 punti. 4 perché si chiude in difesa, 5 perché attacca, con il primo canestro di Alessandro Spatti. Tripla aperta per l'uomo mascherato, il numero 33 Perin, che va a realizzare, quindi primi 2-2 dalla lunga per la truppa ospite, che comanda con 4 di vantaggio, 4-8 dice il tabellone via Treves. Iannilli che riceve, marcato da Botteghi, prende la linea di fondo, va in sottomano reverse, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Botteghi, Empoli che può ripartire, c'è il lob per il ribaltamento, palla che gira con grande rapidità. Ora Giarelli si prende una soluzione in virata e va a realizzare, vorrebbe anche un contatto, arbitri che se non se ne danno per inteso, ma Empoli che va avanti 10-4 con questo, con il primo canestro di Gabriele Giarelli. Empoli che sta lavorando per cercare di negare la ricezione a Andrea Iannilli. Ora c'è l'avventura in traffico di Mascherpa che subisce il secondo fallo. Il fallo è fischiato a Perin. Sono tiri liberi per Giulio Mascherpa che va a realizzare il terzo punto del suo match. Due due per Mascherpa, cronometro fermo. Omia che prova a ricucire la forbice, 6 per chi si difende, 10 per chi attacca. Palla nelle mani di Giarelli, il consegnato con Stefanini, torna sotto da Giarelli, raddoppio, riapre per Botteghi, aperto da 3 punti, è battezzato la difesa di casa e Botteghi mette la seconda soluzione pesante in fila, 3-3 per Empoli in questo incipit di gara. E
vantaggio che arriva a toccare 4-7, 6 per chi è in attacco, 13 per chi si difende. Ora cambio chiamato da Giovanni Bassi, dentro Giannini, fuori il numero 33 Perin, che ha commesso in questa fase il proprio secondo fallo. Benedusi con palla in mano, Pavia che deve cercare di velocizzare le esecuzioni offensive. Iannelli che va in palleggio, in avvicinamento, va a scaricare per la tripla aperta di Benedusi, cortissima, però un buon lavoro di Alessandro Spatti a rimbalzo d'attacco, quindi c'è un possesso addizionale che l'Omnia può gestire. Ora si attende l'arrivo di Iannelli, Spatti si gioca l'uno contro uno sulle tacche, va però a sbagliare, rimbalzo controllato da Giarelli, che riparte con palla in mano, una classica situazione, affida Botteghi, l'end off con Raffaelli che va a attaccare il ferro, c'è il fallo speso da Andrea Iannelli sulla penetrazione del playmaker ospite. C'è il minuto di sospensione chiamato da Massimiliano Baldiraghi, che vuol parlarci sopra. Pavia che ha approcciato questo match con qualche imbarazzo offensivo di troppo, e poi sulle scelte difensive, in particolare quelle su Botte, che è stata severamente punita. Botte che è stato lasciato con metri e metri di spazio, ha colpito due volte dalla lunga distanza, andando praticamente a scavare in proprio il solco che accompagna Pavia in questo primo minuto di sospensione. 6-13, diamo un'occhiata alle cifre: per Pavia sono due di Spatti, 4 di Mascherpa. Quanto riguarda invece la truppa ospite, sono due punti di Giarelli, 2 per Raffaelli, 6 per Botteghi, appunto forte di questo 2-2 dalla lunga distanza, e 3 punti anche per Perin. Ovviamente la difesa di casa deve mordere maggiormente. Uno dei più evidenti progressi in questa fase, che ha portato alle 4 vittorie in fila, è stato appunto la maggiore vischiosità della difesa di casa. In questo momento è chiaro che con 4 espicci aver subito 13 punti è qualcosa di inaccettabile. In lunetta Raffaelli, primo libero a bersaglio, ovviamente non è stato convalidato il canestro in precedenza di Raffaelli, fallo di Annelli era precedente al rilascio del pallone. Raffaelli che va a realizzare. Ora Empoli che allunga tutto campo la propria difesa, Spatti per Mascherpa che cambia lato per Manuelli che mette palla per terra, attacca, c'è il buon flottaggio difensivo della difesa ospite che sta lavorando in maniera davvero egregia. Mascherpa non ha mezza idea di arrestarsi, prova a dare pallone a Benedusi in traffico, Mascherpa costretto a forzare, sbaglia, rimbalzo controllato da Botteghi. Arbitri che hanno tollerato le maniere forti. E ora c'è sul ribaltamento dei Giarelli, c'è il tocco della difesa di casa. Ora va a accomodarsi in panchina Manuelli e torna sul parquet capitan Fabio Di Bella. 5 minuti che vanno in archivio. Avanti Empoli 6-15, quindi 9 da recuperare per Pavia. Raffaelli con palla in mano, marcato Di Bella, che fa subito una cosa importante andando a recuperare, a subire anche un contatto che non viene sanzionato dai signori in grigio, quindi buona giocata difensiva per capitan Di Bella. L'uscita forte di Giarelli su Benedusi, ora il ribaltimento, Pavia deve essere più rapida nel gestire queste situazioni. Tocco della difesa empolese, comunque sta lavorando in maniera molto molto importante in fase di aiuto e recupero. Benedusi alla rimessa, Mascherpa fuori dai blocchi, riceve a prendersi il pick and roll di Crespi, che apre una autostrada alla penetrazione del bomber Pavese, che però si stampa contro il ferro. E ora altro giro di cambio, fuori Spatti, dentro Marco Torgano, quindi subito minuti per il nuovo acquisto Pavese, l'ex giocatore di Omegna e Biella, per provare anche presumibilmente ad aprire la scatola da fuori. Biella in marcatura individuale su Raffaelli, sarà Torgano ad occuparsi di Gabriele Giarelli. Raffaelli che riceve, prende il blocco di Botteghi che poi rolla, non viene servito, si prende invece un tiro da 3 punti ma sbaglia, ma c'è la correzione, il tap-in di Raffaelli che va, scusate, di
Giarelli che va a realizzare il suo quarto punto, 11 di vantaggio per Empoli con questo rimbalzo in attacco troppo comodo concesso a Giarelli. Ora Torgano aperto da tre punti che va a sparare, sbaglia, Crespi che prova a tener vivo, Giarelli che invece controlla e parte in palleggio come solito andare a poi attaccare il ferro, va a sbagliare, rimbalzo in attacco di Botteghi. Empoli in queste situazioni dinamiche sta andando a nozze, lunghi di Pavia che però sono stati sicuramente troppo teneri, ora due rimbalzi in attacco concessi in fila, ora c'è un fallo, un contatto fischiato al numero 4 Giannini su Mascherpa. Altro cambio, Baldiraghi che non perdona l'esitazione di Crespi, lo spedisce immediatamente in panchina, cambio anche per gli ospiti, fuori Botteghi, dentro Capitan Sesoldi, veterano, giocatore che ha debuttato in prima squadra a 17 anni, sono già 10 stagioni consecutive per lui in maglia Use Basket. La ricezione di Mascherpa che ha una mezza idea di arrestarsi e tira da due, affida invece a Spatti che trova una buona conclusione in sottomano reverse e interrompe l'emorragia offensiva dei padroni di casa. Giarelli che va ad attaccare Torgano sul percussione, sul lavoro spalla canestro, è fischiato il fallo al numero 0 Torgano. Primo fallo per l'ala di Segrate. Tra giocare, ma Pavia ci sta capendo davvero poco in difesa. Sappiamo che Baldiraghi temeva moltissimo questa partita. Ora altra dormita della difesa che si perde Sesoldi, che va a realizzare due punti comodissimi. 8-21, davvero. Difesa di casa Vinteras tutta da registrare in questo incipit di gara. Empoli è una squadra davvero strana, che fa una pallacanestro molto particolare, sicuramente fastidiosa in difesa ma anche in attacco, vive di situazioni davvero particolarmente inedite, a partire appunto dal giocatore di riferimento. Avete visto Ciarelli che è un lungo del tutto atipico, che palleggia e ha fondamentali da esterno, attacca in transizione, fronte a canestro, ma sa farsi valere anche spalla a canestro. Ora Di Bella, spalla a canestro, va per Torgano che viene chiuso la difesa, fuori per Benedusi, altra penetrazione, c'è il fallo sulla percussione dell'esterno ligure, fallo del numero 18 Stefanini su Nicolò Benedusi. Sono due tiri per Nicolò Benedusi. Empoli che va in bonus in questo momento. Va a realizzare Nicolò Benedusi il primo punto del suo match. Pavia che faticosamente, vediamo se riesce ad andare in doppia cifra, cioè in questo momento, quindi 11 da recuperare per la Vinteras, 10-21, Pavia che deve darsi una scossa in difesa in primis. Giarelli con palla in mano, end off con Raffaelli, cambio difensivo, ora torna Di Bella su Raffaelli che va da Giarelli, che va a sbagliare sul buon recupero difensivo di Benedusi, prova a prendersi rimbalzo in attacco, va a sbagliare nuovamente, rimbalzo ora controllato da Spatti, Pavia che può attaccare in campo aperto, però c'è il rapidissimo rientro difensivo della Use Basket, quindi Pavia sarà costretta a lavorare a difesa schierata, palla nelle mani di Capitan Di Bella. Torgano si prende una percussione, un arresto e tiro, sbaglia, forzatura di Torgano, rimbalzo controllato da Sesoldi, Raffaelli che può ripartire, il crossover insistito su Di Bella che prova ad andare aggressivo sul giovanissimo, tripla con tabellata terrificante scagliata da Giannini, ora vediamo se Pavia riuscirà ad attaccare in campo aperto, palla di Mascherpa per Torgano che prende il contatto falloso di Sesoldi, due tiri liberi a disposizione di Marco Torgano. Chiaramente questo tipo di pallacanestro ruspante, se ci passate l'aggettivo, si addice molto di più a Empoli. Pavia deve essere brava a non farsi trascinare in questo basket un po' sporco che gli ospiti sono abituati a giocare. Pavia che sta viaggiando con un complessivo 3-11 dal campo. Empoli invece che viaggia con 5-9 da 2, 3-5 dalla lunga distanza, in particolare il 3-3 iniziale che ha scavato il primo solco importante, quei 7 punti di margine che poi sono stati allungati a furia di rimbalzi d'attacco e soluzioni ad alta percentuale nei pressi dell'anello. Non lascia le corde.
minuto di sospensione chiamato da coach Giovanni Bassi alla Empoli dal 2015. Bassi che rimane con i medesimi 5. Diamo un'occhiata a Pavia. Pavia invece è stato un cambio dentro Pippo Fazioli per primo riposo per Giulio Mascherpa. Torgano in lunetta per, a cronometro fermo, andare a mettere i primi punti della sua carriera pavese. Sbaglia il primo tiro libero. È chiaro che il giocatore che ha un minimo di ruggine accumulata in Serie 2 ha trovato davvero poco spazio in questo inizio. Primo punto per Margo Torgano che sblocca il fatturato offensivo. Sono 10 da recuperare per la Vintras, 11 per chi si difende, 21 per chi attacca. Raffaelli che con Abdi Bella che va molto vicino al recupero. C'è invece la percussione decisa al ferro del numero 18 Stefanini che prende il contatto falloso di Fazioli, ma Pavia deve sicuramente alzare di un paio di tacche l'intensità, il voltaggio della propria difesa. Anche in questo caso battuto Fazioli, Stefanini è andato al ferro senza che ci fosse nessun tipo di aiuto. Ora cambio, fuori Raffaelli, dentro il regista di scorta, il numero 30 Giovanni Corbinelli. Quindi dentro un 97 in luogo di un 99, squadra con età media davvero bassa, quella toscana. Va a realizzare il numero 18 Stefanini. 1-2 e Giarelli che va vicino all'ennesimo rimbalzo in attacco. La palla che viene invece controllata da Nicolò Benedusi, Pavia che può attaccare il palleggio di Bella che si prende il blocco di Spatti, il Dibo che va a splittare il blocco e va a realizzare da due punti una morbida soluzione dal palleggio. Attivato Giarelli che cambia lato per la tripla di Giannini, aperto in angolo che sbaglia, ma altro rimbalzo in attacco controllato da Empoli. Ora altra smazzata di Giarelli che manda per un comodo layup Capitan Sesoldi. Davvero troppi i secondi tiri concessi a Empoli. Quarto rimbalzo offensivo concesso alla truppa toscana. Benedusi lavora in palleggio. Pavia che rispetto agli ultimi standard sta palleggiando fin troppo, anche se la difesa di Empoli davvero sta dando molto fastidio. Ora Spatti che forza una soluzione da due punti e ora rimbalzo che viene controllato dal numero 18 Stefanini. 11 sempre da recuperare per Pavia, 32 i secondi, ora aperto da tre punti, attenzione perché ha una mano molto buona Capitan Sesoldi che va a realizzare. 4-7 da tre punti per Empoli e davvero sui lunghi la scelta di Pavia di in qualche modo battezzare non sta pagando. I lunghi stanno mettendo con ottime cifre da tre punti. Medusi con il palleggio, 10 secondi per chiudere il primo quarto, prenderà il blocco di Spatti. Benedusi che va a forzare da due punti, affida a Spatti che va a sbagliare e il primo quarto si chiude qui con Spatti che sbaglia da 0 metri. 13-27, un pessimo primo quarto, va in archivio con Pavia che ha fatto una fatica colossale a leggere l'aggressiva difesa di Empoli che raddoppia e aiuta e recupera con ottima tempestività. Le cifre pavesi sono davvero modeste, 4-15 complessivo. Le quattro palline che chi raccoglie all'intervallo parteciperà alla gara per vincere la maglietta. Le cifre dicono 4 di Spatti, 1 di Torgano, 2 di Benedusi, 2 di Bella, 4 di Mascherpa per quanto riguarda la Vinteras. Sono invece 4 di Giarelli, 1 di Stefanini, 7 di Sesoldi, 4 di Raffaelli, 8 di Botteghi, 3 di Perin per quanto riguarda Use Computer Gross Empoli. Primo quarto in cui i toscani stanno viaggiando con cifre davvero eccellenti. ...10-17 complessivo dal campo, quindi un robusto 59% complessivo con 57 dalla lunga distanza e 4 rimbalzi offensivi. Pavia completa le brutture in questo primo quarto con una sola palla persa e forse gli statistici sono stati un pizzico generosi con la banda Baldiraghi. Primo quarto da archiviare al più presto possibile.
primo quarto che ci ha ricordato la squadra che ha faticato moltissimo in questo avvio di campionato, non certo quella delle ultime quattro partite, che deve recuperare intensità, deve recuperare, lo avevamo detto, non per essere facili profeti, è chiaro che due rotazioni differenti in qualche modo comunque vanno metabolizzate, anche se ad onore del vero il quintetto che ha approcciato il match e che è andato da subito in panne è il quintetto con cui Pavia ha materializzato la striscia vincente. Le rotazioni sono poi arrivate dopo. È stata una settimana, per la verità, di allenamenti non al top, con qualche problema fisico. Pavia deve rinunciare ad Angelo Guaccio per uno stiramento all'inguine e sono stati anche altri problemi fisici per Manuelli, che hanno in qualche modo costretto allenamenti a ranghi ridotti. Ora c'è ennesimo taglio non letto dalla difesa di casa, con Mascherpa costretto a spendere fallo sul leader tecnico empolese Gabriele Giarelli, che va a realizzare, che va a sbagliare il primo tiro libero. Due per Giarelli, rimbalzo controllato da Iannilli che deve tornare ad essere un fattore. È abbastanza inedito un primo quarto in cui il centro romano ha scritto virgola, anche perché appunto abbiamo parlato della tipicità dei lunghi toscani, che se in attacco può essere una chiave importante, è chiaro che in difesa qualcosa deve pagare contro invece un lungo vero. E ora Iannilli che va ad attaccare il ferro, si prende la stoppata di Sesoldi. Ora viene fischiata infrazione di 24, ma il ferro è stato toccato. Ora conciliabolo fra i signori che arrivano dal Triveneto, sono Andretta di Udine e Biondi di Trento. Niente, infrazione di 24 secondi, quindi altra palla persa per Pavia. 13-27 recita il tabellone di Via Treves, 9-27 da bruciare per andare all'intervallo. Sesoldi con palla in mano, il consegnato per Giannini, cambio difensivo, quindi Torgano sta con lui. Botteghi marcato a Iannilli, vediamo se Iannilli riuscirà a contenere il numero 25 che va in avvicinamento a canestro, si prende un tiro in svitamento, lo sbaglia, rimbalzo controllato dai Pavesi, Mascherpa in palleggio, prova ad andare da Iannilli, c'è il tocco con il piede di Giannini. Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras. Manuelli per Fazioli, con palla in mano il playmaker trevigiano, il consegnato con Mascherpa. Iannilli che va a piazzare il blocco alto, poi va a rollare e sul tentativo di innesco c'è però l'ottimo intervento in anticipo di Botteghi, quindi altra recuperata per, altra persa per Pavia. Ora Botteghi aperto da tre punti e va a realizzare terza tripla di Botteghi, che va a mettere un canestro pesantissimo. Sono 11 per Botteghi, sono 3 su 3 dalla lunga per il lungo ospite e dilata il vantaggio empolese, 13-30. Mascherpa che con fatica consegna a Manuelli, Pavia che sta recitando però a soggetto, non riesce assolutamente a trovare buone spaziature, fluidità offensiva. Mascherpa costretto a forzare, Fazioli che tiene viva a rimbalzo offensivo e va a realizzare. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Torgano, dentro Spatti. 15 di vantaggio per Empoli, ma difesa empolese che davvero sta creando molti grattacapi all'attacco di casa, che non riesce ad essere fluido, ad avere ritmo, lavora molto in palleggio, non ha finora trovato davvero pochissimi tiri aperti. Fazioli che prova ad andare aggressivo, Giannini il consegnato con Perin, si torna dal numero 30 Corbinelli che attende il ricciolo di Giannini, che poi torna, si prende il blocco di Sesoldi che si apre in arco, torna da Giannini che va a sparare una tripla e va a realizzare. 6-9 clamoroso degli ospiti, che finché continuano a tirare così ovviamente legittimano ampiamente la forbice ampia.
Fazioli che rischia di perdere palla. Ora Iannilli che un pallone che Manuelli non riesce a controllare. Altra palla persa di Pavia. Sta davvero soffrendo, le mani addosso. Empolesi 15-33, inizio shock, timeout chiamato da Baldiraghi. Empoli sta viaggiando con delle cifre davvero clamorose in attacco, 6-11 da 2, 6-9 da 3 punti, in particolare il 3 su 3 di Botteghi che sta facendo tutta la differenza del mondo. Pavia che va, sta invece faticando moltissimo, non sono ancora arrivati tiri aperti, Pavia sta recitando a soggetto in attacco, le cifre sono lì a testimoniarlo, 5-14 da 2 punti, proprio perché Pavia non è ancora riuscita ad attivare nel cuore del pitturato Iannilli, nel mezzo della tonnara che gli ospiti sono stati comunque molto bravi a creare, andando a raddoppiare, andando ad anticipare forte Iannilli e a mettere grande pressione sui registi di casa che non sono riusciti appunto ad avere letture pulite in questi primi 12 minuti e spicci di gioco. Ora vediamo se Baldiraghi riuscirà a switchare una partita che davvero è cominciata sotto i peggiori auspici per Pavia. Pavia che ricordiamo nelle 4 partite in cui ha fatto striscia viaggia con 84 punti di media prodotti a partita e 73 subiti. Ricordiamo per oro di cronaca che nelle prime 7 il fatturato medio di Pavia erano 66 punti e 75 subiti, quindi cifre che erano veramente cambiate in maniera drastica, invece in questo inizio di partita sono ritornate ad assestarsi sui livelli modesti di inizio campionato. Partita ovviamente ancora molto molto lunga. Sesoldi spalla canestro, c'è il raddoppio di Iannilli, Sesoldi che va a lavorare in semigancio, sbaglia e finalmente la Pavia che è riuscita a darsi un po' di aggressività nel pitturato. La scarpa riparte, chiude il palleggio, va da Spatti che può attaccare Botti, che invece rinuncia all'iniziativa, va da Manuelli che invece punta deciso il ferro e Botteghi spende su di lui il fallo. Fallo numero 25 Botteghi. Secondo fallo per Botteghi. Primo fallo. Palla nelle mani di Mascherpa che prende il blocco di Iannilli. Iannilli che va a rollare a prendere posizione nel pitturato. E ora viene servito da Mascherpa. Raddoppiato, ribalta per Spatti che rinuncia al tiro e prende una, va poi a forzare. Pavia che comunque sta concludendo moltissime volte sullo scadere dei 24, la tripla aperta di Giannini che va a realizzare una sentenza. Empoli 7-10 complessivo da 3 punti, quindi nel basket di oggi se tiri 70% da 3 punti non puoi non essere avanti. Giannini che va a sbagliare, 15-36, clamorosa la forbice che Empoli ha messo tra sé e i padroni di casa. Corbinelli che lavora in palleggio, apre per Botteghi che va per il 4-4, 4-4 di Botteghi da 3 punti ed è un massacro. Sono 15-39 con 5 da giocare, però Pavia dovrebbe cominciare a difendere sul perimetro altrimenti qui si fa veramente dura. Ora Botteghi che va a spendere fallo, secondo fallo in fila del lungo toscano sulla percussione di Mascherpa. Doppio cambio chiamato da Baldiraghi che sostituisce Iannilli, davvero. Scarso l'impatto di Iannilli ed è tutto dire per Crespi e torna anche sul parquet Nicolò Benedusi. Baldiraghi che sta cercando disperatamente di pescare il mazzo, il fallo di Botteghi era un fallo antisportivo, quindi Mascherpa che va a tirare a cronometro fermo. Due su due per Mascherpa che muove a cronometro fermo il proprio fatturato, sono 7 per Mascherpa e Pavia la possibilità di avere un possesso addizionale. 17-39, davvero enorme il vantaggio che Empoli a suon di triple si è costruita. Manuelli chiude il palleggio per un problematico arresto al centro dell'area che sbaglia. Pavia che davvero continua a forzare, ora il numero 33 va fino in fondo, Perin batte Manuelli che non tiene in difesa e va a fatturare il 41 punti con 5 da giocare, ovviamente è qualcosa di inaccettabile.
percussione con scarico di Mascherpa, altra palla persa per Pavia, e tra tiri da tre punti concessi e palle perse arriva la quarta palla persa di squadra. La forbice è molto ampia, Pavia Valdiraghi ci prova con la difesa 2-3, di solito poi dopo un paio di passaggi si va ad accoppiare, ora aperto in angolo ma calpesta la linea laterale il numero 30 Corbinelli, quindi palla persa per Corbinelli. Pavia che deve darsi una scossa, mancano 5 minuti all'intervallo e 17-41 in una partita casalinga, ovviamente è qualcosa che fa molto male ai tifosi di casa. Bedusi che attende l'uscita dai blocchi di Capitan Di Bella, che prende il blocco di Crespi, palla che però non si muove, ristagna nell'angolo. Di Bella che smazza per Crespi che va ad attaccare ma calpesta la linea di fondo, quindi altra palla persa. Palla persa per Riccardo Crespi. Tifosi che se la prendono con gli arbitri che... ma francamente una visione un po' troppo di parte, visto che non si possono tralasciare le ripetute omissioni difensive di Pavia e il fatto che in attacco stia facendo davvero una fatica terrificante. Ora, senza sapere né leggere né che scrivere, tripla frontale che da 8 metri Corbinelli va a realizzare, 9-12 da 3 punti, 44 fatturati in 15 minuti e spicci, però visto che la serata sembra di grande ispirazione per gli ospiti, forse io dovrebbe anche cercare di metterci un minimo più di aggressività sul perimetro. Ora Benedusi che attacca bene il ferro e si prende il contatto falloso del numero 18 Stefanini. Pavia che sta faticando, deve vivere anche di queste iniziative, deve mettere palla per terra con determinazione, andare ad attaccare il ferro. Sbaglia però, cronometro fermo. Il giocatore di Pietra Ligure. Tifosi che provano a farsi sentire. Benedusi che fa 0 su 2, davvero gira tutto storto per Pavia. Ora Benedusi fa una gran giocata, recupera su Giannini e va a realizzare il layup. Vediamo se da questa giocata difensiva Pavia prende fiducia. Zarelli si fa tutto il campo e ora andrà ovviamente a sfruttare la rapidità contro Crespi. Lavora sul perno e lavora molto molto bene, va a realizzare un canestro di gran classe. Abbiamo sottolineato come sia difficile difensivamente accoppiare un lungo classico di stazza come Crespi, come Iannilli, con un giocatore invece molto tipico come Giarelli. Questo però non giustifica la terrificante grandinata di triple che Pavia si è vista sganciare sul muso in questi primi 16 minuti. Torna Perin sul parquet, Mascherpa in lunetta, va a realizzare Giulio Mascherpa, sono 7 per lui. Ma solo un canestro dal campo per il braccio armato pavese, il resto è tutto a cronometro fermo. Diventa 8 il fatturato di Giulio. Pavia che scollina quota 20, 21 per chi difende, 46 per chi attacca. La forbice che rimane davvero molto importante, Di Bella che prova ad andare aggressivo. Palla per Giarelli che andrà ad attaccare Crespi, in arresto e tiro, sbaglia. Torgano che va con determinazione a rimbalzo difensivo. Ancora ottima la transizione difensiva di Empoli che non consente mai a Pavia di lavorare in difesa schierata. Ora tripla aperta di Torgano che sbaglia, rimbalzo controllato da Giarelli che poi perde la maniglia ma comunque torna in controllo di palla. Il consegnato per Perin che torna a Giarelli, ora compiato difensivamente a Benedusi. Il raddoppio di Crespi che va a recuperare, palla che però rimane a Empoli. Sesoldi che ci prova con l'extra pass, c'è il tocco che gli arbitri sanzionano ai danni di Giarelli, quindi premiando la difesa di casa. Palla persa per Empoli, recupero di squadra per Pavia. 2.55, Pavia deve riuscire a attaccare un paio di volte con continuità, cosa che finora non siamo riusciti a vedere in questo primo tempo. Di Bella che supera la metà campo, l'uscita dai blocchi di Mascherpa che mette palla per terra e attacca Perin e subisce il fallo, quindi
chiaro che mettendo palla per terra e attaccando il ferro, se non altro la difesa di casa va a spendere, è molto aggressiva, la difesa ospite, scusate, è molto aggressiva, va a spendere falli. Per Perine il terzo fallo, poi bisognerebbe anche segnare i liberi, questo è un altro discorso, ma Scherpa, che finora aveva fatto percorso netto, si iscrive anche lui al registro dei colpevoli. 1-2 per Giulio e sono 22 per chi si difende, 46 per chi attacca. Raffaelli che supera la metà campo, Pasagerelli che ovviamente parte morto fuori nell'inizio di giochi, ora va a bloccare per Giannini che chiude il palleggio, palla che cambia lato, Raffaelli sulla pressione di Bella, Giarelli che parte fronte a canestro, va fino in fondo, recupera la difesa di casa, c'è però il fallo speso da Riccardo Crespi. Padiraghi che invita il suo lungo ad alzare le braccia, a fermarsi, non abbassarle per non indurre il signore in grigio a sanzionarlo. Rimessa in zona d'attacco, sono due i falli squadra per la Vinteras, il consegnato per Giannini che si apre, spara da due punti, va a realizzare. 48 per Empoli, squadra che viaggia con 75 fatturati a partita e che sta ovviamente battendo ogni record di prolificità in questi primi due quarti, quindi la Scherpa che va a forzare a tre punti, va a trovare la soluzione pesante, il primo canestro dall'arco dei 65 per Pavia, 1-4 di squadra per la Vinteras, 25-48, ora è necessario trovare un paio di giocate difensive, ma Scherpa che va vicino all'intercetto, palla che però sporca, va ancora nelle mani Toscani e va a premiare il taglio di Capitan Sesoldi che va a realizzare 50 punti fatturati da Empoli in questi primi due quarti e vantaggio che rimane largo, soluzione da due punti trovata da Di Bella. Minuto di sospensione chiamato da Bassi, a Pivia che deve essere più raziocinante in difesa oltre che più reattiva perché in un paio di circostanze è arrivata a toccare la palla, poi però il recupero non si è materializzato perché i toscani sono stati più reattivi in queste situazioni di palla vagante. Davvero da incorniciare le cifre che l'Use Basket sta mettendo in archivio in questo secondo periodo. Per gli ospiti sono 8 di Giannini, 3 di Corbinelli, 4 di Raffaelli, 6 di Giarelli, 9 di Sesoldi, 14 di Botteghi, 1 di Stefanini, 10 di Sassette da 2 punti, 9 su 12 da 3 punti, davvero clamoroso. Quanto riguarda invece i padroni di casa, un punto per Torgano, 4 di Capitan Di Bella, 12 di Giulio Mascherpa, 4 di Spatti, 2 di Fazioli, 4 di Benedusi. Pavia che però sta viaggiando su cifre più modeste, 7 su 20 da 2, 1 su 4 da 3 punti. 4-0-8. Sette, quattro, 22, 30 e 12, 27 per chi si difende, 50 per chi attacca, 1-21 da giocare, Pavia deve provare un in qualche modo a fare la formichina in questo minuto e spicci che mancano all'intervallo lungo. Fallo fischiato a Capitan Di Bella, primo per lui, 3 di squadra per Pavia. Pavia che davvero non è mai riuscita mai a far sentire la pressione difensiva ai toscani. Giarelli che va fino in fondo, altro canestro comodo comodo per Giarelli che va a quota 8. Mascherpa che attacca, subisce il contatto, sbaglia, rimbalzo che non viene controllato da Crespi in traffico. Padiraghi che si lamenta per un fischio che non arriva. Padiraghi che si sta lamentando. Alla prossima presumibilmente arriverà una sanzione per il coach pavese che lamenta una disparità di trattamento. 27-52, un minuto da giocare, ma davvero Pavia è stata molto negativa in questi primi due quarti di gioco. Ora Giarelli va fino in fondo, la stoppata di Crespi, arbitri che in qualche modo compensano sostenendo che l'ultimo tocco sia del lungo ospite, quindi recupero per Pavia. Empoli che allunga tutto campo la propria difesa, ma Scherpa in palleggio, c'è il fallo del numero 22 Raffaelli.
22 Mascherpa, primo fallo. Giulio Mascherpa alla lunetta. Mascherpa che andrà ancora una volta in lunetta. Realizza con l'ausilio del primo ferro. Mascherpa, sono 13 per lui. Quattordici, ventinove a cinquantadue, 42 secondi da giocare, tabellone che resta comunque molto molto penalizzante per la truppa di casa. Ora recupero di Crespi che non riesce però a controllare, ovviamente Giarelli ha un lungo di mano molto molto rapida e va a recuperare, quindi Pavia che ancora una volta va molto vicina a perfezionare una buona giocata difensiva, poi però si perde strada facendo. Ora Crespi era stato bravo a leggere il passaggio, poi non è riuscito a controllare. Però lo show forte di Crespi, palla che cambia lato, si va sulle tacche da Giarelli che ha raddoppiato la Benedusi, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Torgano, 6 secondi, Torgano si fa tutto il campo, va alla soluzione da 3 punti che sbaglia, ma c'è il tapping di Crespi che non va. Stregato davvero questo secondo periodo, si chiude all'intervallo lungo con il tabellone che recita Vinteras 29 e Use Computer Gross Empoli 52. ventitré di vantaggio per gli ospiti, davvero una terribile mazzata. Per quelle che erano legittime ambizioni di Pavia di proseguire la propria striscia vincente. Prima di chiudere il collegamento con un pizzico di mestizia qui da Via Treves, andiamo a riepilogare quelle che sono le cifre individuali. Per Pavia sono 1 di Torgano, 4 di Bella, 14 di Mascherpa, 4 di Spatti, 2 di Fazioli, 4 anche per Nicolò Benedusi. Per quanto riguarda gli ospiti, cifre davvero sontuose, sono 8 di Giannini, 3 di Corbinelli, 4 di Raffaelli, 8 di Giarelli, 9 di Sesoldi, 5 di Perin, 14 di Botteghi, un punto per Stefanini. La gara di tiro, tanto che Luca prepara la musica. Sì, perché ne voglio un 3. Da un Pallaravizza letteralmente congelato dalle cifre scolpite sul tabellone elettronico, 29 per i padroni di casa, 52 per gli ospiti, l'Use Basket Computer Gross Empoli. Riprendiamo, torniamo in cronaca, davvero due quarti in cui Pavia ha rivissuto l'incubo, siamo stati proiettati al passato, alle prime 7 partite di questo torneo in cui Pavia ha faticato moltissimo in attacco e poi aveva subito oltre il lecito in difesa. Ecco, è stato uno spiacevole remake di questo genere di esibizione. Pavia davvero non l'ha mai vista, ha concesso troppo, in particolare in arco agli empolesi, che sono stati bravissimi peraltro a monetizzare, perché 9-12 dalla lunga è performance davvero da mettere in una teca e conservare tramandandola ai posteri. Empoli che è arrivata addirittura a un larghissimo vantaggio di più 27 sul 17-44, Pavia poi è riuscita a ricucire qualcosa, ma è chiaro che il margine che adesso Empoli dovrà gestire è comunque un margine importante, importante che Pavia in qualche modo abbia switchato. Abbiamo visto Iannilli rientrare per ultimo in spogliatoio, sappiamo che il centro romano venerdì nell'ultimo allenamento ha avuto un problema alla caviglia, poi ha stretto i denti ed è regolarmente al via, probabilmente non al meglio, anche perché non è ancora riuscito ad incidere offensivamente e sappiamo quanto come fattore offensivo, sia come produttività ma anche come capacità di aprire spazio per i compagni, ribaltando il lato, creando tiri aperti ai compagni, il centro romano sia esiziale negli equilibri tecnici di Pavia. Tutto pronto per ripartire, Pavia deve necessariamente cambiare faccia. Si riparte con gli stessi 5 che hanno approcciato questo match. Benedusi con gambe a cavallo della linea di metà campo per riprendere. A inizio del terzo quarto. Parte un match ad inseguimento, Pavia lo approccia sotto di 23 lunghezze, palla alle mani di Manuelli che prova ad andare subito da Iannilli, che si gioca uno contro uno con Botteghi che va a spendere il fallo, e questo è il piano partita che Pavia deve eseguire con decisione. Fallo su Iannilli,
rimessa laterale per Pavia. Secondo fallo per Botteghi, rimessa in zona d'attacco per Pavia con fallo per Raffaelli. Mascherpa con palla in mano, ora Iannilli che va a sgomitare per prendere posizione, mette palla per terra ma va a sfondare. Buona difesa di Botteghi, quindi fallo in attacco di Iannilli, per Iannilli è il terzo fallo e prima palla persa nel primo possesso offensivo di Pavia, quindi non partiamo decisamente con i migliori auspici. Paravizza che davvero è stato silenziato dalla eccezionale performance offensiva degli empolesi, che giocano il loro primo possesso in questo terzo periodo con la palla nelle mani del baby Raffaelli. Per Giarelli c'è il buon intervento difensivo con recupero di Benedusi. Ora Pavia che può andare in campo aperto, Benedusi affida Spatti aperto in angolo che va a realizzare. Spatti, assist di Benedusi per Alessandro Spatti, vede giocare nel limite del possibile, cercare anche queste giocate in campo aperto. Ora finalmente la chiusura difensiva di Spatti che recupera il secondo pallone, quindi buone queste due situazioni difensive. Riceve palla Iannilli che ribalta per Spatti, aperto da tre punti, importante, sbaglia. Rimbalzo controllato da Giarelli che ora andrà ad attaccare, anzi va a chiudere il palleggio, torna a fidarsi a Giannini che prende il pick and roll centrale di Botteghi, apre per Giarelli che attacca in movimento Iannilli ma sbaglia, corto il layup del numero 12 ospite. Mascherpa che controlla il rimbalzo, Iannilli che va per le terre dopo un contatto con Giarelli. Iannilli che si rialza, prende posizione interna, palla in mani di Spatti che prova ad andare a Iannilli che giocherà uno contro uno sulle tacche, va ad appoggiare al cristallo, sbaglia e c'è il fallo a rimbalzo del numero 3 Spatti. ...8-19 da bruciare in questo terzo periodo, 31-52, Pavia che prova ad andare aggressiva, ora c'è Botteghi con libertà, c'è il vantaggio della difesa pavese. Raffaelli va fino in fondo, manda in cielo una preghiera fortissima di Pavia che almeno in difesa è riuscita a mettere pressione. Ora vediamo se troverà una buona giocata offensiva, buona chiusura interna su Iannilli che affida un pallone complicato che Spatti gestisce bene, va a realizzare Spatti. Con i giochi a due fra i lunghi Pavia è andata a fatturare 33-52, quindi parziale di 4-0 per i padroni di casa. Giarelli che premia il backdoor del numero 18 Stefanini che sbaglia, il recupero di Benedusi e c'è il fallo di Botteghi, è il terzo fallo per Botteghi. Sarà interessante ora anche capire come Empoli gestirà situazione falli, che a furia di difendere intensamente ovviamente qualcosa deve ovviamente pagar dazio. Minuto di sospensione chiamato da Empoli per cercare di stoppare sul nascere questo tentativo pavese di darsi una scossa. Pavia non ha fatto nulla di eccezionale in attacco, ha cercato di attivare ripetutamente i collegamenti con il pitturato. Iannilli continua a fare una difesa, continua a fare una fatica terrificante sulle chiusure difensive del duo Giarelli-Botteghi, che però ha recapitato un paio di palloni, per la verità anche estemporanei, su quali Spatti ha trovato 4 punti, 6 sono per Alessandro Spatti. Ma soprattutto sono arrivate 3 chiusure difensive per Pavia, un recupero di Benedusi e 2 chiusure che hanno costretto Empoli a prendersi dei brutti tiri, e Pavia, se vuole avere chance di rientrare in partita, deve ovviamente ripartire dalla difesa. Difesa che nei primi 2 quarti è stata, al di là della bravura ospite, insufficiente. Invece deve sicuramente crescere di livello, crescere di presenza, crescere di determinazione, perché questa partita si può ancora rimettere in bolla. 33-52, Pavia che va in attacco, palla in mani di Benedusi, l'uscita di Spatti, Iannilli molto fuori che mette palla per terra, attacca ed è il quarto fallo per Botteghi. Pavia deve giocare così, non c'è
nulla da inventarsi. Quarto fallo per Botteghi, torna Capitan Sesoldi. Pubblico che prova a dare la carica a Iannelli, che è visibilmente seccato per una prestazione che sicuramente non è stata ancora all'altezza delle sue qualità. Spatti che prova ancora una volta ad andare dal centro romano, 5 per chiudere. Iannelli che si appoggia al cristallo, sbaglia, prova ad andare a rimbalzo, si scontra con Spatti. Ora Empoli a Iannelli, però ritorna in posizione. Ora tripla aperta per Sesoldi, che finta l'extra pass. Stefanini che non si sente di prendersi una soluzione dalla lunga, va in avvicinamento a canestro, prende il contatto falloso di Manuelli, perché deve essere sicuramente più reattiva in queste situazioni di aiuto e recupero, deve essere più rapida. Manuelli a lavorare in difesa su Raffaelli, contatto tra Iannelli e Giarelli che si spintonano. Raffaelli che si prende la penetrazione, lo scarico per Giannini che va a realizzare da tre punti, questa volta davvero bravissimo Giannini che va a mettere l'undicesimo punto. Questa volta la mano del difensore a contestare il tiro c'era, ma è stato bravissimo Giannini a mettere l'ennesima tripla della truppa ospite, che va con il 10-13 complessivo, quindi 10 triple, sono davvero un fatturato clamoroso. Ora Raffaelli va all'intercetto e c'è il fallo di Spatti. Spatti che ora verrà cambiato. Pronto Marco Torgano. Secondo fallo di Spatti. Tornati 22 le lunghezze da recuperare per la Vinteras, che si chiude in difesa 33-55, sotto 33-55. Giarelli con palla in mano andrà ad attaccare Iannelli. Poi rinuncia, torna da Raffaelli, che chiama il pick and roll centrale di Giarelli. Lavora per costruire un tiro a due punti che Giarelli, morbido, va a realizzare. 33-57, quindi tornano 24 le lunghezze da recuperare, quindi Pavia che ha dato l'illusione di tornare al di sotto le 20 lunghezze, poi è stata ricacciata indietro a tre ottime esecuzioni. Ora Iannelli con posizione profonda va a prendersi il contatto falloso. Fallo del numero 12 Giarelli su Iannelli. Di Giarelli, secondo fallo per Gabriele Giarelli. Fuori Manuelli, torna Fabio Di Bella sul parquet. Ovviamente ospiti che sono in bonus. Bonus superato anche per Empoli. Iannelli a cronometro fermo, sbaglia. 12-17 in lunetta complessivo per Pavia, davvero non sta funzionando praticamente nulla questa sera. 0-2 per Iannelli, tap out di Torgano, quindi possibilità di possesso ulteriore. Iannelli che va dentro di forza e va a trovare il primo canestro dal campo, sono i primi due per il centro romano, 35-57. Ora il recupero difensivo di Bella, che strappa la palla dalle mani di Raffaelli, e c'è il fallo di Raffaelli, quindi buona giocata difensiva di Capitan Di Bella. Speriamo che porti e metta in partita anche il pubblico. Cambio anche per Empoli. Fuori Raffaelli al terzo fallo, entra Corbinelli. Di Bella a cronometro fermo. E se sbaglia anche Di Bella, vuol dire che è serata stregata. Di Bella che finora viaggiava con il 95% dalla linea della carità. 1-2 per Capitan Dibo, quindi 21 da recuperare per Pavia, 5-28 da giocare per arrivare alla boa di tre quarti gara. Pavia che deve darsi una scossa, c'è il fallo fischiato a Iannelli ed è il quarto fallo per Iannelli, e ora tiri liberi per Giarelli. Pronto Riccardo Crespi sul cubo dei cambi. Giarelli che va a realizzare, undicesimo punto per il Go To Guy ospite. Due
2-2 per lui. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Iannilli, dentro Crespi.5-24, via che riparte con 13 lunghezze da recuperare. Mascherpa, Benedusi che lavora sui blocchi, riceve in questo momento una finta, batte il suo avversario, va in traffico, lavora sul perno, affida a Torgano che si prende una soluzione da due punti, va a realizzare Marco Torgano, primo canestro dal campo per il nuovo acquisto pavese, 38-59. E speriamo che anche Torgano entri in striscia come tutti i tiratori. Giannini, il consegnato, palla nelle mani di Corbinelli, che chiude il palleggio, va da Giarelli che batte facile Crespi, però chiude il palleggio, va da Giannini, e ora c'è il fallo in attacco del numero 18 Stefanin, a Scherpa, palla persa per Stefanini e fallo. Recupero di Mascherpa, è il quarto per Stefanini, pronto a tornare sul parquet il numero 33 Perin. Empoli chiama il cambio, esce Stefanini con 4 falli, entra il numero 33 Perin. Mascherpa con palla in mano, l'uscita di Torgano, si va invece sul lato di Benedusi. Mascherpa che prova ad andare dentro a forzare la lettura per Crespi, palla intercettata dalla difesa empolese. Pronto Fazioli sul cubo dei cambi, Corbinelli che lavora sul pick and roll, sul blocco di Giarelli che si prende una soluzione in avvicinamento, sbagliata per fortuna di Pavia che con 4 da giocare ha la possibilità di tornare in attacco. Mascherpa che chiude, affida al Dibo, tripla che non prende neanche il ferro, 38-59, Pavia sta attaccando in una maniera orripilante. Dentro Fazioli per Mascherpa, Corbinelli supera la metà campo, va da Sesoldi, marcato faccia a faccia da Torgano, aperto oltre la linea dei 6,75 Giarelli, c'è il tentativo di innesto interno, palla persa del numero 30 Corbinelli che ha provato ad innescare Giarelli, minuto di sospensione chiamato da Vintera Spavia, 38-59, ma i punti da recuperare rimangono molti e il cronometro purtroppo corre inesorabilmente. Pavia non è riuscita a darsi la scossa, ha giocato un paio di buone difese in avvio di quarto, ma il parziale è un risicatissimo 9-7 in questo terzo periodo, dimostrazione che l'attacco continua a non andare ed è incredibile come una squadra che appunto reduce da 4 partite si sia letteralmente piantata in attacco nel momento in cui sono stati recuperati certi giocatori, nel momento in cui teoricamente l'attacco avrebbe dovuto essere irrobustito con l'innesto di Marco Torgano, però sappiamo che il basket non è addizione, non è matematica, non è algebra, è chimica e non sempre sommando addendi si ottiene un risultato migliore, questo è piuttosto evidente. Pavia ha smarrito gli equilibri offensivi in questo match e il risultato sono questi terrificanti 38 punti in 26 minuti di gioco, roba davvero da incubo, sembra di rivivere le prime partite, il match interno con la San Giorgese o la partita con Alba, tanto per citare alcuni esempi di sofferenza. Fazioli con palla in mano, Baldiraghi sta veramente pescando dal mazzo un po' alla disperata, finora non è riuscito ad ottenere impatto tangibile da nessuno dei giocatori schierati, tutti piuttosto piatti. E ora c'è il fallo in attacco fischiato a Crespi, altra palla, fallo in attacco fischiato a Crespi, lo speaker che
ha interpretato a suo modo, ma è abbastanza evidente che gli arbitri abbiano sanzionato il blocco in movimento di Crespi. E ora Baldiraghi che va con l'assetto pesi leggeri, quindi con Torgano addizionato a Spatti che andrà a occuparsi di Giarelli. Va nelle mani di Giannini, Giarelli che va a piazzare il blocco per Corbinelli. Brutto passaggio di Corbinelli, ottima lettura di Benedusi che va a recuperare, a realizzare. Va via, prova ad aggrapparsi alla tigna difensiva di Nicolò Benedusi che, se proprio dovessimo salvare un Pavese, è sicuramente il giocatore fin qui positivo. Fazioli prova ad andare aggressivo, i signori in grigio che lo puniscono. Secondo fallo per Pippo Fazioli. Corbinelli che andrà in lunetta, 40-59, 2:56 per chiudere il terzo periodo. Cronometro fermo, Corbinelli che sbaglia la prima conclusione. Va a realizzare il secondo tentativo a cronometro fermo, 40-60, quindi sono 20 esatti da recuperare per Pavia. Cronometro che continua a galoppare, il parziale dice 11-8, quindi Pavia che prova ora con Di Bella a mandare Spatti alla schiacciata. 42-60, 18 da recuperare, ma servono un paio di difese consecutive. Vediamo se Pavia riuscirà a regalarcela anche per mettere in partita il pubblico. Ora prova a fare un po' di baccano, Giarelli che va ad attaccare Spatti, chiude il palleggio, va da due punti, canestro di gran classe, chapeau per Gabriele Giarelli, morbidissima la sua conclusione. Spatti gli era assolutamente incollato, quindi nulla a dire in questo caso la difesa. Di Bella che apre in angolo per Benedusi che ha una tripla importante, la sbaglia. 1-8 per Pavia dalla lunga, Pavia è tornata a non fare canestro da tre punti in questa partita. Sesoldi che una mezza idea di attaccare Torgano, poi torna ad affidarsi le mani di Giannini. Giarelli che chiude il palleggio, va da Sesoldi, aperto da tre punti, sbaglia. Benedusi controlla il rimbalzo, 1:44, Pavia deve trovare anche soluzioni raziocinanti, ma se possibile anche rapide per cercare di accelerare le operazioni di rientro. Benedusi chiude il palleggio, va da Torgano, riapre per Spatti, aperto da tre punti, l'ala di Gavardo sbaglia, rimbalzo che però Empoli non controlla e Pavia fortunatamente ha un possesso addizionale in cambio. Benedusi entra Manuelli, fuori Benedusi torna Manuelli, anche per Empoli esce col 3-3 e Pavia ovviamente per provare il miracolo di rientrare in partita dovrebbe riuscire anche a trovare soluzione a tre punti. 1-9 complessivo per la banda Baldiraghi, davvero molto modesta questa cifra. Ora c'è Torgano aperto, importante, sbaglia Torgano, questa è la sua classica soluzione, il giocatore milanese che piedi per terra solitamente è una sentenza, ma oggi gli si può perdonare visto che è il debutto in maglia pavese. 1-11 da giocare, 1-10 complessivo per Pavia 3 punti, Giarelli a 2 va a realizzare, Giarelli un castigo di Dio. 42-64, tornano 22 i punti di margine, Giarelli 16 a tabellino, Manuelli che lavora in palleggio, prende il blocco di Torgano, va via che in attacco ha usato e abusato del palleggio. Spatti da due punti, corto, balla sul ferro, rimbalzo controllato da Giannini e Pavia ha chiuso il terzo periodo con una serie di errori e la forbice che torna ampia. Ora Empoli che fa correre il cronometro, Giannini che lavora sul blocco di Giarelli, la rollata, una finta, manda due giocatori al bar e Giarelli che va a mettere il 18° punto del suo match, torna a meno 24. Per fortuna che i signori in grigio sanzionano un fallo che hanno visto solo loro di Giarelli su Di Bella. Terzo fallo di Giarelli. Interpretazione piuttosto comica. Due tiri liberi per Fabio Di Bella, ma Pavia davvero modestissima in attacco in questo terzo periodo. 13 punti. Di Bella che sbaglia.
Va via, che questa partita l'ha approcciata mentalmente scarica. Piuttosto strano, perché Baldiraghi fin dal primo allenamento di martedì ha martellato i ragazzi, sottolineando come fosse fondamentale chiudere il percorso netto con una vittoria. E invece la Vinteras davvero non è mai riuscita a settarsi mentalmente sul match, ha approcciato scarica. Empoli ha fatto letteralmente quel che ha voluto in questa partita fin dall'inizio, e il tabellone è lì a dimostrarlo in maniera piuttosto drammatica. Tre quarti di gara, Vinteras inchiodata con 43 punti fatturati, 43 a 66, davvero cifre modestissime. Pavia sta viaggiando con 1 su 10 dalla lunga distanza. Empoli che ha perdonato qualcosina, rimane comunque assestata sui 10-14 complessivi, quindi 64-66 sono il fatturato dei toscani, che hanno 11 da Giannini, 9 da Sesoldi, 4 di Corbinelli, 18 da Giarelli, 5 di Perin, 1 di Stefanini, 4 di Raffaelli, 14 di Botteghi. Per quanto riguarda Pavia si fa abbastanza in fretta, fatturati davvero risicati, 3 di Torgano, 5 di Bella, 10 di Spatti, 6 di Benedusi, 2 di Fazioli, 2 di Annilli, 14 di Mascherpa. No, ma adesso tanto non mi serve quella finale. Un quarto che è passato senza colpo ferire. La forbice è ancora molto molto ampia, e per quello che si è visto è davvero difficile che Pavia possa riprendere per i capelli questo match. Nel terzo quarto la truppa di Baldiraghi ha proseguito con encefalogramma piuttosto piatto, ha approcciato con un paio di difese che ci avevano in qualche modo fatto sperare, ma poi si è persa per strada, continuando a attaccare con cifre modestissime, con brutte scelte, con troppo palleggio, con brutte spaziature, e in difesa a lungo andare non è riuscita comunque a recuperare palloni. Onestamente ha concesso 12 punti, è chiaro che le omissioni difensive sono tutte nei primi due quarti. Adesso servirebbe davvero cambiare marcia in attacco. Ora c'è Giannini che ha preso un colpo su un pick and roll tra Giarelli e Iannilli. Sul blocco di Iannilli si è stampato Giannini, ha preso un colpo. Colpo Giannini sul blocco di Giannini. Giannini che riprende piena efficienza e va a occuparsi della rimessa. Corbinelli riceve, Giannini che va a tagliare, poi non controlla il pallone, quindi palla persa. Palla persa di Giannini, rimessa per Pavia. ...43 a 66, quindi 23 di margine per la USE Basket Empoli. Si torna da Iannilli che va a smazzare per Manuelli, che ha una tripla aperta, e finalmente Pavia che può gridare al gol. 46-66, tornano 20 da recuperare, e Pavia dopo una vita ritrova il canestro da lunga distanza con questa tripla mandata a bersaglio da Daniele Manuelli. Primi tre punti per Manuelli. Giarelli aperto, si prende una soluzione da due punti, sbaglia, in basso controllato da Torgano. Pavia con 20 da recuperare e 9 minuti da bruciare. Mascherpa va fino in fondo, prende il fallo di Sesoldi, andrà in lunetta il bomber pavese. Pavia che, come abbiamo sottolineato, deve provare a avere la combinazione tra buone scelte offensive e che siano anche discretamente rapide, visto che il
tempo continua a passare. Pascherpa, che a cronometro fermo, va a realizzare il suo 15° punto. Diventano 16, diventano 18 da recuperare per Pavia. Rominelli con palla in mano, Mascherpa che prova ad andare aggressivo al furto. Esce dai blocchi Giannini, il consegnato per il numero 34 Antonini. Giannini che lavora sui blocchi, ora riceve, marcato da Fazzoli che sta con lui. Corbinelli si prende una tripla da 8 metri, la sbaglia, rimbalzo controllato da Giannini. Fazzioli aperto da 3 punti, si prende una soluzione importante, Pippo Fazzioli va a metterla, e con questo due soluzioni pesanti intervallate da due liberi di Mascherpa, 8-0 di Pavia che va a meno 15, 51-66. Chiaro che è necessario che ovviamente anche il pubblico provi a scuotere i ragazzi, provi a entrare in partita, perché Pavia deve davvero aggrapparsi ad un fattore campo che finora è stato latitante. Va bene il clima natalizio, vanno bene i bambini, vanno bene le feste, però Pavia deve provare a farsi sentire, perché quando in campo si fa fatica la scintilla può arrivare anche dalle poltroncine che finora sono state esageratamente silenti. Assist di Mascherpa per tripla in transizione di Fazzioli, e a memoria nostra probabilmente la prima volta che Pavia è riuscita a fatturare in transizione. Finora Empoli è stata sempre molto equilibrata, è stata molto rapida nelle transizioni difensive, quindi ha negato attacchi in soprannumero alla banda Baldiraghi. Pavia ancora prova ad andare aggressiva, ad allungare la propria individuale a tutto campo. Giarelli che si prende il pallone e va a costruire l'attacco, davvero super atipico il lungo, è un giocatore davvero molto decisivo a questi livelli, un lungo atipico che crea un sacco di problemi agli allenatori avversari. Ora tripla dell'uomo mascherato, Perin che sbaglia, prova a tener vivo il pallone Perin. Mascherpa che fa una magia, riesce a mantenere il controllo del pallone, va a subire il fallo di Corbinelli. Ora dopo Chiambio chiamato da Bassi, torna sul parquet Botteghi, torna sul parquet anche il playmaker titolare, il numero 22 Raffaelli, fiato anche per Gabriele Giarelli. Potrà giocare, palla nelle mani di Pavia che deve cercare di allungare questo parziale interno di 8-0. Scherpa che lavora in palleggio per Torgano, aperto da 3 punti, importante, sbaglia Giannini che non riesce a controllare. Torgano che 0-4 dalla lunga distanza. Questa era una partita, questa era una tripla molto molto importante. Il consegnato per Raffaelli che lavora in palleggio, si butta dentro, c'è il sulla partenza del playmaker avversario, c'è il fallo speso da Daniele Manuelli. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Torgano, dentro Nicolò Benedosi. Torgano che non è riuscito a sbloccarsi in attacco, 1-7 per l'ex giocatore di Biella. La ricezione di Raffaelli per Sesoldi, aperto a 3 punti, il consegnato per Perin. Raffaelli con palla in mano, punta Fazzioli, va a forzare, apre per Sesoldi da 3 punti che va a realizzare, anzi da 2 punti, il canestro del capitano toscano, va comunque a chiudere a 8 il parziale dei padroni di casa. Ora Perin va a spendere fallo su Mascherpa, partita davvero molto spezzettata. Empoli è una squadra che difende sempre con grande aggressività, con mani addosso, e finora questa intensità difensiva ha sicuramente pagato grandissimi dividendi. 7-10 da giocare, Mascherpa sul blocco di Giannini, ora riapre per Fazzioli, aperto da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Botteghi. 51-68
sono 17 per Angioli, tripla di Giannini che sbaglia, rimbalzo di Benedosi, va via che può andare in transizione, c'è però l'ottimo rientro difensivo ancora una volta di Empoli. Mascherpa affida pallone per Iannilli che non controlla, c'è l'anticipo, l'anticipo di della difesa empolese, sulla ripartenza c'è il fallo antisportivo speso da Nicolò Benedosi che francamente è andato a cercare la palla, i crismi dell'antisportivo ancora una volta li hanno ravvisati solo i signori in grigio. Raffaelli che sbaglia la prima soluzione dalla linea della carità, ma il cronometro che cammina inesorabile, 6:37 per la sirena, tornano 18 i punti di vantaggio per Empoli e ci sarà possesso in attacco per la truppa di Bassi. Raffaelli che esce dai blocchi, percussione, fallo di Manuelli, terzo fallo di squadra per Pavia. Rimessa in zona d'attacco per la Use Basket Computer Gross Empoli, Sesoldi il consegnato per Raffaelli che prende il blocco centrale di Botteghi, la tripla sbagliata ma il rimbalzo in attacco di Perin, altra dormita difensiva per Pavia. Benedosi che questa volta controlla il rimbalzo, 6:15, Pavia che deve ovviamente accelerare le cadenze, c'è il fallo, anzi vediamo la stoppata quindi non fallosa di Perin su Mascherpa, contatto, poi vengono allontanati i due giocatori. Mascherpa che è andato deciso ad attaccare il ferro, ora vediamo rimessa, quindi stoppata buona, rimessa in attacco per Pavia, rimessa laterale per Pavia, 18 da recuperare per i padroni di casa, 6:11 purtroppo. Manuelli in a cercare Mascherpa fuori dai blocchi che prova ad andare da Iannilli, su quale c'è l'ottima difesa di Botteghi, e l'ennesima palla persa di Iannilli che prova a prendersi la linea di fondo, anzi fallo in attacco che è il quinto fallo per Iannilli, che secondo i fischietti ha usato illecitamente il braccio per prendere posizione. Arriva la 12ª palla persa per Pavia, restano 18 a recuperare, ma soprattutto Pavia che aveva preso un minimo di abbrivio ora lo ha completamente perso, è tornata ad inchiodarsi in attacco. Raffaelli con il palleggio, soluzione al resto del tiro sbagliata, Botteghi che va a rimbalzo e fallo di Manuelli, fallo del 12, fallo di Manuelli, quarto fallo per Manuelli, quarto fallo per Manuelli. Ora Pavia che ha esaurito il bonus, quindi saranno tiri, per cui Empoli con possibilità di allungare il proprio vantaggio a cronometro fermo. Botteghi che va a realizzare a cronometro fermo, prestazione davvero a 360 gradi del lungo toscano che ha scavato il primo solco, sono 20 per lui, 8-17 dal campo abbinati a 9 rimbalzi, quindi ad un soffio dalla doppia-doppia, ma soprattutto al grande merito di aver punito il battezzo ripetuto della difesa di casa in avvio di partita, scavando appunto un solco che poi si è rivelato decisivo. Benedosi che forza la penetrazione, scarica per Spatti, ma ormai Pavia che andrà a forzare l'ennesimo tiro, lo sbaglia con Spatti. Vinteras ormai evidentemente scollata in attacco. Botteghi che va da Stefanin per Raffaelli che può lavorare ovviamente con il cronometro. Raffaelli affida a Perin,
chiusura della difesa di casa, capitan Sesoldi si prende una conclusione da due punti, 71-53. Mascherpa che va con la percussione, la smazzata di Benedusi che manda all'appoggio comodo Spatti. Sono 20 ancora da recuperare per Pavia, ma si è entrati negli ultimi 5 minuti e francamente il linguaggio del corpo dei ragazzi di Baldiraghi non sembra in qualche modo promettere un serrato e rabbioso finale. Raffaelli con palla in mano, attacca Mascherpa, chiude il palleggio, costretto a forzare due punti, mette anche questa, davvero Empolesi davvero toccati dalla grazia questa sera, al di là poi delle pigrizie difensive e pavesi. Mascherpa che si butta dentro, prende il contatto falloso del numero 18 Stefanini, è il quinto di Stefanini. Torna sul parquet Giannini. Due tiri liberi per Giulio Mascherpa. Erano 18, se andava dentro là, forse si vede. Ora d'ora però. Palla persa sulla rimessa laterale, contropiede solitario di Perin. E davvero la piccola bottega degli errori e degli orrori proseguirà ininterrotta fino alla sirena finale. Partita davvero da dimenticare per la Vinteras, che andrà a chiudere questo 2018 casalingo con una brutta sconfitta, che quindi chiude a 4 la striscia vincente per i ragazzi di Baldiraghi e soprattutto torna a riproporre dei rebus che si pensavano risolti. Pavia aveva trovato gli equilibri precisi in attacco, improvvisamente li ha smarriti, o meglio non così improvvisamente, ma cerchiamo di essere buonisti nelle nostre letture. Due due per Spatti, ma i buoi sono ormai scappati. 55-77, 3:54 da completare prima di andare alla sirena per questo finale davvero molto molto amaro per i ragazzi in maglia bianca. Corbinelli con palla in mano, prende il blocco, poi invece ribalta Sesoldi a sfruttare il vantaggio fisico giocando spalla a canestra contro Mascherpa, che va a spendere il fallo. Secondo fallo. Va bersaglio capitan Sesoldi, che ha irrobustito il proprio fatturato, giocatore che ricordavamo in effetti di grande solidità. Sono 15 per il capitano Empolese, che ancora una volta ha risposto presente alla chiamata. Mascherpa che va a forzare da tre punti, sbaglia, andando anche in cerca di un contatto che i signori in grigio non hanno ritenuto di sanzionare. 3:22, ovviamente si va avanti stancamente, il match è in ghiaccio da tempo. Raffaelli si muove in palleggio, cambio difensivo, la penetrazione, lo scarico interno per Botteghi, c'è il tocco di Benedusi, rimessa per Empoli dentro Visigalli con fuori Manuelli, ovviamente spazio anche per l'under, frustrazione totale in casa pavese. Botteghi che forza da tre punti sullo scadere, sbaglia. Benedusi che riapre per Mascherpa, che spara tre punti e va a realizzare. Mascherpa, ovviamente minuti che restano solo per aggiustare le statistiche, sono 19 per
Mascherpa, 58-79. Giannini aperto in angolo, va a sbagliare, Botteghi a perfezionare l'ennesimo rimbalzo in attacco, poi Giannini non controlla. Botteghi va in panca, torna Gabriele Giarelli, 21 da recuperare per Pavia, ma neanche il più ottimista qui in via Treves ormai crede più all'impresa. 2.41 da perfezionare, vediamo se Pavia comunque cercherà di ridurre la forbice in ottica di eventuale doppio confronto, perché non si sa mai. Benedusi fino in fondo va a realizzare per Benedusi, sono 8 punti. Pavia che torna sotto i 20 di lunghezza, 60-79, ma ancora una volta sottolineiamo come 60 punti siano un fatturato davvero misero, quindi ci fa tornare agli incubi di inizio stagione. Ora Raffaelli fa un canestro clamoroso, chapeau anche per il ragazzino del 99 che va a mettere il nono punto con questa meraviglia. Pick and roll, schiacciata di Spatti su assist di Mascherpa, ormai davvero anticipiamo quello che è stato il commento, però la verità lo abbiamo già fatto, quindi partita tutta da dimenticare per Pavia che chiude a 4 la striscia vincente e viene raggiunta a quota 10 da Empoli, quindi i detrattori non potranno più dire che Pavia vince solo con squadre scarse, perché evidentemente con squadre supposte tali Pavia perde anche, quindi archiviata questa riflessione, Pavia deve probabilmente, ora ovviamente deve darsi delle risposte, Baldiraghi in settimana cercherà risposte dai ragazzi, francamente con 4 vittorie Pavia oltre a giocare un basket di grande qualità ha anche mostrato una tenuta mentale diversa, oggi invece i ragazzi di Baldo hanno approcciato in maniera negativa al match senza mai riuscire a darsi la scossa, è vero non sono mai riusciti a sfruttare appieno Iannilli che abbiamo ribadito più e più volte sia un giocatore fondamentale negli equilibri offensivi e difensivi della squadra, però questo non giustifica una prestazione così passiva visto che Empoli ha largheggiato fin dall'avvio e ha gestito margini davvero clamorosi per tutta la partita, quindi match da dimenticare che la Vinteras dovrà archiviare al più presto. Purtroppo il calendario propone, come abbiamo sottolineato in sede di presentazione del match, ora due trasferte davvero complicate, si viaggerà domenica a Firenze, campo della capolista, e la domenica successiva, il 30 di dicembre, si chiuderà il 2018 con la trasferta di Montecatini. Mascherpa che si arresta in transizione, sbaglia da 3 punti, 42 secondi, 67-85. Giusto per dovere di cronaca, anche se il punteggio non importa più a nessuno. Panca di Empoli ovviamente che ruota totalmente i giocatori a disposizione. Pubblico che sfolla ed è un peccato perché ovviamente sul, come sempre sulla scorta dei risultati sono arrivati anche le presenze qui in via Treves e come sempre ogni risultato negativo, soprattutto se accompagnato da una prestazione piuttosto sconcertante, ha il potere di raffreddare gli entusiasmi pavesi. I pavesi sapete sono pubblico di bocca buona e onestamente sono sempre piuttosto resti a dare aperture di credito nel momento in cui la concedono e poi vengono ripagati con questa moneta, ecco che subito tornano sui loro passi, anche se il prossimo match casalingo, ricordiamo 6 gennaio, un match di cartello, in via Treves arriverà infatti Omegna per la chiusura del girone di andata, quindi fin da ora vi diamo appuntamento a questa partita davvero da non mancare. Siamo sicuri che i ragazzi di Baldiraghi approcceranno questo match in maniera indubbiamente diversa. Si chiude con Mascherpa che affida l'ultimo pallone per l'ultimo canestro a Spatti che a buoi scappati ha irrobustito il proprio fatturato. Si chiude così con la sconfitta per Pavia e la
Sconfitta numero 7 in questo torneo per Pavia, che non riesce ad andare sul 50% di vittorie, quindi 5 vittorie e 7 sconfitte per Pavia, che rimane a 10 punti, agganciata da Empoli che sbanca Pavia 87-71. Prima di chiudere mestamente andiamo a riepilogare quelli che sono i tabellini individuali. Si chiude per la Vinteras con 8 di Benedusi, 24 di Mascherpa, 3 di Torgano, 2 di Iannelli, 3 di Manuelli, 5 di Fazzioli, 6 di Bella, 20 di Spatti. Empoli, cui i giocatori gioiscono legittimamente al centro del campo per questa vittoria di grande importanza. Antonini è entrato senza realizzare, idem per Falaschi, 2 di Landi, 20 di Giarelli, 15 di Sesoldi, 11 di Giannini, 1 di Stefanini, 11 di Raffaelli, 7 di Perin, 16 di Botteghi, 4 per Corbinelli. Quindi ribadendo il finale, Vinteras sconfitta 71-87, chiudiamo il collegamento qui dal Pallavizza agli appassionati di pallacanestro che hanno avuto la cortesia di seguirci. Diamo la buona serata e diamo anche i nostri più cordiali auguri di buone festività, visto che ci risentiremo nel 2019.